Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale. Proseguiamo la nostra avventura con il gioco di Fallout 4 e precisamente siamo all'88esimo episodio. Esatto, dunque ragazzi, stavo perlustrando la zona e sono incappato nel Vault 81 e precisamente siamo qua. Prendete come riferimento magari Diamond City. Questa è Diamond City, qua. Alla vostra sinistra qua c'è il Vault 81. Ok, quindi vediamo un po'. Certo, dimmi. Riguarda quello che è successo a te e alla tua famiglia, immagino sia una cosa piuttosto difficile da elaborare. Volevo assicurarmi che stessi bene. Sì, sto bene. Ah, la stai affrontando meglio di quanto pensassi. Sicuramente meglio di come l'avrei affrontata io. A me è servito molto, molto tempo per sentirmi davvero libero. Grazie a Dio ho trovato Diamond City. Ha i suoi difetti, ovvio, ma nel Commonwealth non c'è niente di meglio. Ovviamente quando arrivai qui la gente temeva l'istituto come lo teme oggi, forse anche di più. Il massacro del GPC era ancora vivo nella memoria della comunità e tutti perdevano il sonno a causa della maschera spezzata. In molti mi vedevano come un sabotatore, arrivato per manomettere il reattore o avvelenare l'acqua potabile, ma ai tempi non potevano mandarmi via. Il massacro del GPC. Cos'è? Governo provvisorio del Commonwealth. Anni prima un gruppo di insediamenti si unì per formare una coalizione. Ogni insediamento con un minimo di influenza inviò degli emissari per trovare un accordo. Solo l'istituto mandò un singolo emissario. Questi uccise tutti i partecipanti alla tavola rotonda. Il governo provvisorio del Commonwealth finì ancor prima di cominciare. Arrivai in città non molto tempo dopo. Per fortuna non mi costrinsero a levarmi subito di torno. La maschera spezzata. Fu molto prima del mio arrivo in città. Pare che un certo gentiluomo arrivò a Diamond City e si diresse al Power Noodles. Immagino che non gradisse il cibo, perché tirò fuori la pistola e aprì il fuoco sugli altri clienti. Quando quelli della sicurezza riuscirono a neutralizzarlo, scoprirono che era fatto di tanti piccoli congegni, come il sottoscritto. Mal funzionamento, dissero. Piede di matto. Da quel momento la gente decise che i sintetici non erano più simili a me, ma a lui. Considerato quello che hanno passato, è stato un privilegio e una fortuna che mi abbiano fatto entrare. Perché ti hanno lasciato restare? Perché avevo salvato la figlia del sindaco, una ragazzina sui 15 anni. L'orgoglio del sindaco Henry Roberts. La giovane signorina Roberts decise di partire con un carovaniere che aveva conosciuto la sera prima. Si scoprì che quell'individuo faceva parte di una banda di sequestratori. Io non sapevo li stessi salvando. Incontrai questa giovane insieme a quattro energumeni. La riportai a casa e per il sindaco diventai un eroe, tanto che mi propose di restare in città. Protestarono in molti, mi consideravano una spia, ma lui non cedette. All'inizio non è stato facile, ma non ho mai cercato di nascondere quello che ero. E la gente sembrava percepirlo. È stato difficile ambientarti. Ah, di certo non mi hanno aiutato. Presi quei lavori che nessun altro voleva. Mi sono spaccato la schiena più qui a Diamond City facendo il tuttofare di quando vivevo tra le rovine. Ma credo che non abbiano mai dimenticato che avevo salvato la figlia del sindaco. Così cominciarono a venire da me se qualcuno spariva nel nulla. La moglie scappa con il nuovo amante e si porta dietro i soldi per l'affitto? Vai dal sintetico. Un padre arrabbiato decide di trasferirsi con i figli a Good Neighbor in piena notte, pensando che sia l'idea migliore dopo le bombe? Vai dal sintetico. Dopo qualche tempo i casi sono diventati talmente tanti che non mi chiedevano più quella roba da tuttofare. Ero così contento che per mesi non ho fatto pagare nulla. Non ho mai smesso di essere Nick il sintetico. Ma la gente voleva Nick il detective. Fu allora che le cose finalmente iniziarono a normalizzarsi. Mi ci volle un po' di tempo per capire che è casa tua e dove decidi che sia. Con tempo e impegno, questo posto può essere casa anche per te.
parte. Una lunga storia, ma mi auguro sia d'aiuto. Vogliamo andare? Meno male che vogliamo andare. Ok, ragazzi, allora stavo dicendo, ho trovato il volto 81, di conseguenza vediamo di intrufolarci all'interno. Diamo una controllatina qua fuori se c'è qualcosa da raccattare. Mi sembra una cucina da campo. Fungo mentale, raccattiamo. Un cesso. Qua. Letto qua sopra. Munizioni, ottimo. Cappelletto. Ok, niente più. Proviamo a intrufolarci dentro e vedere un po' com'è che a differenza del nostro. Questo non funziona. Allora, lì dobbiamo inserire il nostro Pip-Boy. Non puoi farlo in combattimento. Nel combattimento di chi? Che non c'è nessuno. È fuori di testa questa cosa. Vediamo, non c'è nessun nemico. Ok. Non ti muovere. Sicurezza del volto 81. Non so come hai fatto a mettere le mani su un Pip-Boy, ma ti consiglio di spiegarmelo in fretta. Volt 111. L'ho trovato nel volto 111. Volt 111? Non ne ho mai sentito parlare. E posso chiederti per quale motivo ti trovi qui, nel volto 81? Dunque, sono solo un viandante, come mai il terzo grado volevo commerciare. Sono solo un Sono soltanto viandante. un viandante. Volevo dare un'occhiata. Ah, davvero? E ti aspetti che creda a queste... Oh, soprintendente. Chi è Edward? Signora, qualche nuovo viandante del Commonwealth. Non è uno dei soliti commercianti. Beh, se qualcuno vuole entrare, può guadagnarsi l'accesso come tutti. Ci parlerò io. Chiedo scusa, l'ufficiale Edwards faceva soltanto il suo lavoro. Sono certa che comprendi la nostra condotta. Per i nuovi arrivati siamo soliti proporre uno scambio. Tu aiuti noi e noi aiutiamo te. Strano, non l'avrei mai detto. Proviamo quello rosso, vediamo un po', andiamo a farcelo lo stesso. Ma anche io vivo in un volto, proprio come voi. Non potete lasciarmi entrare, basta. Chiedo scusa. Prima del tuo arrivo ha affermato di provenire dal volto 111 e di essere in possesso di un Pip-Boy funzionante. Davvero? Sì, dai, aprite Bene, sto cancello, Edward apre su. la porta e dai l'annuncio. Ah. L'ufficiale Edward e io ti aspetteremo all'ingresso. Ok, è iniziata, volto 81. Perfetto. Beh, I l'entrata. Jedi stanno facendo i doppi turni da settimane ormai. Hanno bisogno di riposare. Tutti stanno lavorando duro, Cal. Pensi che non sappia dei tuoi ragazzi? Cerca di fare il massimo. Questo è tutto quello che ti Sarebbe chiedo. molto Va più bene, piacevole vedrò senza cosa quella posso cosa fare. accecante. Ma sappiamo entrambi che le cose non possono continuare così. Ti chiedo scusa. Come puoi vedere, abbiamo alcuni. Chiedo scusa, dove pensi di andare? Un'altra faccia nuova? Dunque, sento Che una cosa ti sta radiolina che io cercando? andrei a spegnere subito, onde evitare problemi con la menata del copyright. Allora, Scusa. Un'altra faccia nuova? Per cosa prima di ti posso parlare con quella cercare? tizia là, vediamo un po'.
Voglio solo commerciare un po'. Beh, cerca di fare in fretta. Qui non abbiamo bisogno di quelli come te. Accidenti, sei davvero una persona squisita. Credi di essere divertente? Ecco perché non dovremmo lasciare entrare i forestieri. Vabbè, ammazzati. Allora, tutte le cose mi sembra che è furto, quindi non possiamo raccattare nulla. Ciao. Ehi, ma guarda, qualcuno che arriva da fuori con una tuta del Vault. Non è una cosa che si vede tutti i giorni. Accidenti, non hai idea di quanto mi piacerebbe essere là fuori. Bisogna prepararsi bene. Io comincerei imparando a usare un'arma, prima di mettere un piede fuori. Non ho mai toccato un'arma. Forse neppure la nostra sicurezza saprebbe come affrontare un vero combattimento. Considerato quanto lavoriamo, d'altronde, non credo che potremmo trovare il tempo necessario per fare pratica. Con me così tanto lavoro, il duro lavoro paga. Il lavoro duro paga sempre. Voi state lavorando alla manutenzione del Vault, giusto? Almeno ci proviamo. Dicono che il problema siano i macchinari. È a causa loro che dobbiamo fare gli straordinari. Strutturalmente credo che l'81 sia ancora a posto. La Voltec sapeva cosa faceva quando ha costruito questi posti. Beh, non voglio trattenerti oltre. E poi devo tornare al lavoro. Magari ci vediamo in giro. Va bene, ciao, ciao. Poi vediamo un po' con chi altro c'è da parlare. Con nessun altro. Se sei qui, sappi che ti terremo d'occhio costantemente. Per cui facci un bel favore e comportati come si deve. Ok, sovrintendente. Scusa, soprintendente. Adesso possiamo parlare? Non abbiamo mai incontrato un abitante di un altro Vault. Questo Vault 111 di cui parli è ancora operativo? Direi proprio di no. Ormai quel posto è un cimitero. Praticamente non ci sono superstiti. Dio, mi dispiace. Che cosa è successo? Ci avevano congelato criogeneticamente in delle capsule. Però qualcosa è andato storto. Oh mio Dio. Tutte quelle vite perse a causa di un'avaria. Questa è una cosa inaccettabile. Forse siamo stati fortunati. Qui siamo molto orgogliosi di aver mantenuto funzionante il nostro Vault per oltre 2 secoli. Vorremmo poter dire di essere autosufficienti, ma la realtà è che ci sono risorse che non possiamo produrre da soli. Quindi fate affidamento sul Commonwealth? Un po' sì, anche se qui dentro alcuni pensano che aprire le porte sia stato un errore. Non dovreste essere così chiusi nei confronti del Commonwealth. Ha i suoi pericoli, è vero. Ma può offrire molto. Sono i pericoli a preoccuparmi. Ora ho del lavoro da fare. E a proposito dell'altra persona? Non c'è problema. La sicurezza è più che adeguata, direi. Se vive nel Commonwealth da tanto tempo, sono sicura che si è scelto gli amici con saggezza. Se hai bisogno d'altro, mi troverai nel mio ufficio. Va bene, quindi dobbiamo andare poi nel suo ufficio a chiacchierare con la tipa. Allora, vediamo un po'. Devo trovare il terminale. Richiede terminale. Qua di terminali non ne vedo. No. Quindi non possiamo andare di lì. Nessuna traccia di radiazione. Davvero notevole. Beh, veramente non funzionano quei cose lì, perché radiazioni li abbiamo. Il gatto le è scappato nel Commonwealth. Se vuoi mangiare qualcosa di buono, vai da Maria al ristorante. Ha molti piatti sul menù. Ehi, Ash, ormai era da un bel po' che nessuno del Commonwealth ci faceva Ash, visita. Dove stai andando? Indossi quella tuta del Vault anche nel Commonwealth? Oppure soltanto quando vieni da lì? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo raccattare il gatto? No, non lo possiamo prendere. Dai, vai dentro, su. Dentro. Torna dentro, dai. Dentro. Dentro. Non di là, di là. Vabbè. Allora. Indosserai anche una tuta del Vault. Stiamo parlando con questa. Il tuo pip
Voi non ti dà mai problemi? Il mio ultimamente ha perso qualche colpo. Controlliamo bene tutto, ragazzi, perché vediamo. Non voglio ricevere nessuna segnalazione negativa sulle tue attività, sappilo. Va bene. Controlliamo bene tutto perché magari c'è qualcosa o qualche missione che ci possono affidare verso i nostri colleghi, tra virgolette, del Volt. Vediamo un po' anche questo Volt qui com'è che è strutturato in confronto al nostro. Il nostro era un po', diciamo, una schifezza. Questo invece è ancora attivo, quindi presuppongo che sia anche, appunto, mantenuto bene. Infatti. Ehi, senti, ehi, ascolta, dove stai andando? Austin. Non vedo l'ora di finire la scuola, così non dovrò più andarci. Un giorno andrò a vedere com'è il Commonwealth. Guarda un po' che se roba. Nonna me lo permetterà. Ok. Allora, qua vediamo un po' anche se non intendo rubare, però diciamo diamo un'occhiata. Sto uscendo, non aspettarmi alzata. Di nuovo, ma ho bisogno del tuo aiuto. È abbastanza. Salve. Oh, quindi Erin e io possiamo aspettare. Avevo sono più le volte che sei via di quelle che ci sei. Per quanto cos'è tempo hai intenzione al marito di tornare? E al padre che conoscevo? Abbastanza da dare una bella occhiata in giro. Beh, spero che tu non ci metta troppo tempo. Qui nell'81 sappiamo badare a noi stessi. Non abbiamo bisogno di far entrare tutti i vagabondi che capitano da queste parti. Vagabondo ci sarai te. Anche i se hai bisogno genitori di qualcosa, chiedi ad Alexis. Io proprio non riesco a capire quello che conviene. Non riesco a capire perché Holt continui a non fare nulla. Potrebbe mandare avanti questo deposito a occhi chiusi. Smettila di rompere, Alexis. Ehi, Holt. Spero che tu non abbia qualcosa da riparare, perché non mi va proprio di lavorare. Ammazzati. Ehi. Sono esausta. Spero proprio di poter riposare un po' stanotte. Oh, cosa non darei per una tranquilla serata da sola? Ho un marito che potrebbe fare tutto e che invece non fa niente. Salve. Se hai bisogno di qualcosa da deposito, passa in mattinata. Va bene. Allora, dunque, noi siamo arrivati da là. Guardiamo prima il piano questo qui. Qua si sale. Poi vediamo un'occhiata al piano di sotto. E vediamo un po'. C'è qualcosa di nascosto. Scatola di porcini. Però mi è da sempre furto. E lì c'è la finestra. Non vorrei che ci beccassero. Per solo una scatola di porcini. Comunque sento una rabbia. Dobbiamo. Dovresti fare un salto da Orazio, e dobbiamo spegnerla. Onde evitare che ti rompano le scatole con il copyright. Eccola lì, l'ho vista. Sentito che Alexis ne ha promessa una. Ok. Che a te non piace deludere i bambini. Marcus William Somerset. Scommetto che ti credi molto furbo. Quelle torte saranno per Calvin e i suoi ragazzi. In questo momento hanno proprio bisogno di qualcosa che li tiri su. Ehi, prova a dirlo a Erin. Vediamo se avrai il coraggio di spezzare il cuore di quella bambina. Cavolo, non sapevo di aver sposato un mostro. Mark, credimi. Considerato che siamo sposati da 40 anni, devi ringraziare il cielo di essere ancora vivo. Tu devi essere il nuovo arrivo, quello che Gwen ha lasciato entrare. Mi fa piacere vedere qualche faccia nuova da queste parti. Questo è proprio un bel posticino. Grazie. Mark e io cerchiamo di tenere tutto in ordine. Il nostro ristorante si chiama Sunshine. Se hai bisogno di cibo per quando ripartirai o se hai semplicemente fame, vieni a trovarmi. Il nostro menù forse non è esotico come quello che si trova nel Commonwealth, ma alla fine non è male. Ok, beh, adesso non mi interessa.
Gestisci questo posto da sola? Grazie al cielo, no. Non ce la farei. Mi aiuta mio marito, Mark. Più che altro assaggiando quello che preparo. Deve essere un lavoro duro sfamare tutti quelli che vivono qui. Una volta non era così difficile. Quando ero giovane avevamo tutte le scorte di cui potessimo avere bisogno. Mia madre mi ha insegnato delle ricette con ingredienti che... Beh, dubito che sia possibile reperirli ormai. Da quando abbiamo iniziato a commerciare riusciamo a cavarcela, ma... In quanto a varietà, diciamo che lasciamo un po' a desiderare. Va bene, ok. Ci penserò. Quando vorrai, il ristorante Sunshine sarà qui ad aspettarti. Ok, allora. Hai un bel coraggio. Hai eravamo al piano di sopra. Mi sembra incredibile. Allora, là c'è una scala, vediamo di qua. Ah, e qua c'era la stanzetta questa qui. Poi di là c'è quella stanza lì. Allora proviamo. Dottore, giù al centro medico ci sono Forsyth e Rachel. Loro possono rimetterti in sesto. Ehi, nel Volto 81 non si finisce mai di lavorare. Ok. Allora proviamo a vedere di sopra allora qua. Interessa, qui abbiamo un barbiere. Non sto dicendo che tu ne abbia bisogno, eh. Chiedo scusa, ufficiale. Quello è il tuo Pip-Boy. Lo spero. Qua deve essere l'ufficio del sovrintendente. Sì. Ma lì che sta dormendo. Qua da raccattare non vedo nulla se non uffici da furto, quindi direi anche no. Parliamo con la tipa. Soprintendente. Sento ancora della musica. Ok, finiamola. Hai già fatto visita al dottor Forsyth al centro medico? Mi ha detto che gli farebbe molto piacere conoscerti. No. Soprintendente. Tutto qua. Alcuni dei nostri residenti non vedono di buon occhio i forestieri. Per favore, non pensare che tutti quanti la pensiamo come loro. Va bene. Salve, soprintendente. Se non l'hai già fatto, dovresti passare in classe. Katie vorrebbe che tu parlassi ai suoi studenti. Prenditi pure tutto il tempo per guardarti attorno. Puoi andare dovunque. Mentre sei qui, puoi utilizzare liberamente tutti i nostri servizi. Ok, ok. Allora. Qua c'è un computer. Potrei dare un'occhiata a quel terminale, se ti va. Ah, sì? Non ci so fare con le macchine. Ehi. Va avanti. No, veramente non... no. Ha detto che lo può fare lui. Aspetta lì. Resterò qui. No. Forza! È un buon piano. Vabbè, non lo fa. Ci siamo. Ok. Vediamo un po' se magari spippolando un po' qua il PC ci dice qualcosa. Va bene. Macchine che non riesci a domare? Ehi. Qual è il piano? Niente. Andiamo.
Allora, ha detto di andare in una classe. Una classe e di passare in infermeria. Se Allora, vuoi mangiarti qualcosa, vai da Maria. con Lei questa. gestisce il Allora è ristorante vero che oggi è Sunshine, arrivato il nell'atrio. commerciante. Qua lì non ci dice niente, quello lì neanche. Andiamo giù. Bel Allora, tip con boy. la tipa l'abbiamo Se caso inizi a fare i parlato. capricci, vai da Alexis. Lo rimetterà in sesto. Ehi! Wow! Tu arrivi da uno degli altri Volt. Questo vuol dire che ci sono degli altri sopravvissuti. Vediamo un po' se c'è altra gente con cui relazionarci, diciamo così. Fai attenzione agli interventi di manutenzione, qui non finiscono mai. Poi là allora siamo andati, si può andare di lì. Grazie, Orazio. Ah, Non qua c'è fare così. Ne un sono contento. fumetto dei Perfetto. tatuaggi. Va finalmente un nuovo tatuaggio facciale unico. Va bene, Perfetto, considerando prendiamolo. i miei orari di lavoro assurdi. Ah, ma ci sei riuscita. E adesso hai davvero un aspetto ringiovanito. Però ricordati, torna a Grazie. trovarmi fra un paio di Cosa mi mesi, sono mi perso? raccomando. Ora puoi andare. Cerca di riposarti un po', va bene? Questo Non posso spegniamo perché permettermi. sennò rompo le Ci scatole. proverò. Se vuoi un nuovo look, passa pure dal mio salone. Scusa. Però prima di farti la pettinatura nuova lavati la faccia. Allora parliamo col barbiere. Ehi, Orazio. Dopo aver vissuto nel Vault, non riesco proprio a immaginare di lottare per la sopravvivenza nel Commonwealth. Se il soprintendente non mi avesse permesso di stare qui, probabilmente a quest'ora sarei morto. Orazio. Qui è proprio bello, vero? Dovresti stabilirti qui. Va bene. Non tentare scherzi. Qua non c'è nessuno. Molto probabilmente ragazzi, anche perché deve essere un orario un po' particolare, il parrucchiere se ne stava andando a letto. Però là il sovrintendente dormiva, quindi possiamo, facciamo una roba, proviamo ad aspettare. Vediamo un po'. Facciamo un 6 ore. Ok, allora. Dunque, beh, quella là è tornata a cucinare. Il parrucchiere è tornato a lavorare. Sì. Orazio. Ah, speravo proprio che passassi di qui. Allora, so per esperienza che il Commonwealth ti rovina proprio i capelli. Che ne diresti di una spuntatina? Ma direi anche no. Non mi interessa. Come preferisci. Ok. Anche perché tanto ragazzi, andiamo sul casco, quindi anche se ci spunta i capelli o ci fa una trappettinatura non si vede niente. Qua non c'è nessuno. Quindi Il dottor Forsythe vorrebbe che andassi da lui quando hai un momento. Wow, tu arrivi da uno degli altri Volt. Questo vuol dire che ci sono degli altri sopravvissuti.